Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di The Manico Isaac Afterbirth. Siamo qui oggi per fare una challenge e per essere precisi, visto che XXL è facilotta, cioè almeno penso di riuscire a farla molto facilmente, facciamo speed almeno un paio di tentativi se moriamo. Allora, blocchiamo subito i timer. Avevo già perso un secondo e questo va male. Accelerò, però tutta la partita in modo accelerato perché la musica è accelerata e questo causa problemi mentali. Vabbè, in 16 minuti dobbiamo raggiungere il cuore e ucciderlo. Il sito per questa partita è MZQG1Y10. Siamo Isaac, statistiche base, abbiamo soltanto una velocità molto alta. Dobbiamo mettere anche l'HUD, quindi bene. Vorrei. Non abbiamo lasciato speed aumentata, metto subito l'HUD visto che ho il tempo. Dovremmo vedere che la velocità di movimento è alta in confronto a come è di solito. Ci sono tutte le stanze possibili, nel senso stanze tesoro, stanze segrete, stanze del negozio. Dobbiamo semplicemente trovarle, questo potrebbe essere il problema. È una sfida abbastanza difficile visto che tutte le stanze sono accelerate. E quindi, beh, l'obiettivo della partita è diventare talmente forti e eliminarli. In così poco tempo a riuscire a farcela. Questa è una brutta stanza. Facciamo esplodere questo qui. Brutta stanza perché ci fa perdere abbastanza tempo. E detesto tantissimo questi nemici. Ok, completata. Un'altra chest. Un mezzo cuore che raccolgo. Quindi siamo full vita. Con due cuori di fede ottenuti in una stanza segreta. E qua un altro. Ne ho perso uno. Oddio mio, qua spero di non prendere danno, non ce l'ho fatta, purtroppo era abbastanza difficile. Almeno non ho niente idea comunque io di come avrei potuto evitare il danno. Se avete qualche idea ditemelo. Se vi dà fastidio questa mia voce potete abbassare la velocità la velocità del video per potermi sentire parlare normalmente, ma io devo andare veloce perché è nel mio contratto quando faccio questa sfida. Sì, è probabilmente vero questa cosa. Oddio mio, questi sono troppo veloci per i miei gusti. Però c'è da dire che non mi può colpire praticamente quando spara. Ovviamente, appena detto non mi può colpire quando spara, che cosa fa? Non mi spara, ma mi carica. Daddy Long Legs è abbastanza forte come oggetto iniziale. Non lo apprezzo particolarmente, ma è abbastanza forte di per sé di solito, visto che fa un po' di danno. Dobbiamo ottenere però molti aumenti di danno in teoria per poter vincere tranquillamente. Raccogliamo il cuore rosso, scendiamo giù. Già 14 minuti di tempo, siamo estremamente. Mi dà estremamente fastidio essere così tanto lento. Là non posso entrare perché richiede che devo di avere usato un cuore. Daddy Long Legs mi renderà più facile quantomeno combattere nelle stanze normali, perché eliminerà pian piano i nemici quantomeno passivamente, senza che io mi devo preoccupare troppo di eliminarli. Alcune volte, se sono stanze con pochi nemici o con nemici molto fastidiosi, se Daddy Long Legs fa il suo lavoro in modo egregio, dovrebbe colpirli e eliminarli facilmente. Poi non so se ha accelerato pure lui, però lo spero tantissimo. Sto registrando di sabato, in un momento in cui in realtà non ho molto tempo di registrare. Questo è un altro dei motivi per cui non ho fatto la sfida XXXXL. Perché richiede un bel po' di tempo e io, avendone poco, non ho la possibilità di registrarla. Fa più male Daddy Long Legs che noi fra un po' e mi dà fastidio questa cosa. Comunque, richiedo quella sfida un bel po' di tempo e io, avendo poco tempo di poter registrare ora, devo per forza andare sull'altra sfida che ritengo o un po' più facile, che non è questo il caso, perché questa è una sfida molto difficile. Però, avendo completato tutte le sfide facili, propriamente, ti tocca fare queste sfide che anche se è difficile va bene. Anti-gravity tears la prendo perché aumenta le mie tears e posso sempre sparare tenendo premuto, cioè spammando il tastino per sparare, quindi credo che andrò così tranquillamente perché necessito di ogni potenziamento senza poterci propriamente sputare. Se Daddy Long Legs farà il suo lavoro io sarò sempre felice. C'è da dire che praticamente ci mette prima l'animazione a funzionare, cioè quella in cui mostro salta che lui a ricadere giù ed è una cosa abbastanza divertente, anche se beh non posso dire di apprezzarla al 100% perché mi scompila un po' le cose. Little Steven, Psychic Friends, è un famiglio relativamente buono. Mi prendo il Book of Belial e Empty Vessel perché quando non se non avrò più cuori mi permetterà di poter volare.
E anche i colpi fantasma, e attiverà a caso la possibilità di protezione del Book of Shadows, sì. Non mi interessa proprio nulla di queste stanze, qua dentro cosa c'è, niente di che, andiamoci direttamente via. Il Book of Belial aumenta anche la possibilità di patti con Satana, quindi dei patti in generale e dei patti con Satana, dovrebbe essere un 50% in più. È importante ricordarselo, sta laggando tremendamente, ma anche perché ho un paio di processi molto pesanti, visto che sto renderizzando. Oltre che forse magari non dovevo fare una sfida che propriamente mettesse anche il gioco di per sé in difficoltà, perché oggettivamente parlando una sfida del genere mette il gioco di per sé in difficoltà. Oltre questo, non dovevo magari farlo proprio in questo momento. Lost Contact, le mie lacrime adesso vi proteggeranno dai colpi, quindi beh, può essere estremamente utile visto che abbiamo anti Gravity Tears più di quanto può essere di solito. Bene, c'era a sottolinearlo. Punto molto sul mio Daddy Long Legs per eliminare la maggior parte dei nemici più fastidiosi come questi. E poi devo spammare semplicemente il tasto per attaccare. Molto semplice quello che devo fare qui. Ho una Dagaz che però pretendo di utilizzare il prossimo piano. Oh, Gesù mio, come mi sono schivato il colpo lì. E poi come ho preso un colpo idiota poco più avanti. Mi faccio completamente come stesso. Uso Dagaz qui perché motivo molto semplice. Pur qua. Ah, e comincio anche a parlare francese, è un problema. Perché così recuperavo il cuore nero e non lo perdevo subito. Oddio, qua non mi sono spaventato tantissimo. Judgment, no, perché sto andando qui? Ma c'è per caso. La Curse of the Labyrinth. Perfetto, perché mi accelererà tantissimo. C'è un'altra stanza del tesoro. E oltre questo, quindi con la Curse of the Labyrinth, se andiamo ancora alla stanza grande, utilizzerò adesso il mio oggettino. No, sono un deficiente perché ho premuto il tasto sbagliato, non volevo fare quello. Ho bisogno di una chiave, maledizione a me. Però speriamo di ottenerla. Sono io o avevo. Ah sì, avevo un aumento di danno, certo che avevo un aumento di danno, ho usato il Book of Belial. Queste lacrime mi danno. I nemici, i colpi dei nemici mi danno estremamente fastidio. Mi ricordo che nella prima versione di questa sfida bisognava affrontarlo senza questo aumento di velocità ed era molto fastidioso. Mettiamoci una bomba qui, che quello lì è un oggetto che non mi piace. Broken Hank mi fa rinascere, non mi interessa rinascere. Little Brimstone è un buon famiglio perché è un famiglio che mi permette di fare un raggio di Brimstone che fa abbastanza danno. Quindi, beh, direi che va bene per quanto riguarda la sfida. Credo che anche i famigli sono accelerati, oltre che noi stessi. Spero che non si oti troppo perché ogni tanto frizza, ma credo anche che sia in parte colpa della sfida, in parte perché sto utilizzando programmi un po' pesanti. Obbligatoriamente mi servono per un video, sto registrando di sabato e ho registrato il video di Super Mario e mi servono quindi per Super Mario. Che richiede, e questo è anche il motivo per cui esce una volta a settimana, che richiede oggettivamente questi programmi Sony Vegas perché beh, li richiede obbligatoriamente perché è una serie in cui ci metto un pochettino più di impegno, non per quanto riguarda i commentary, ma per quanto riguarda invece l'editing. Infatti, come notate, ha delle aggiunte che non c'ha veramente il gioco, che non è niente di che, dovrei fare più tagli molto probabilmente. Però è anche mio obiettivo, per quanto riguarda quella serie di Super Mario, mostrare principalmente tutto il gioco come lo penso. Se io metto così, poi le sue lacrime comunque non mi possono colpire più di tanto. Sono un deficiente che ho perso quel cuore nero in modo estremamente stupido, però per il resto sta funzionando. Ok, pentagramma, damage up, va bene, scendiamo giù. Qua o si muore o ce la si fa facilmente. Non è detto che le due cose siano così intercambiabili. Necropolis 1, Gesù mio, per tre di questi cosi l'avrei fatto comunque. Ok, già perso possibilità del patto con Satana, però ne ho un 50% comunque. Questo è il boost di pentagramma più l'altro coso che non mi viene il nome. Pentagram più il mio Book of Belial che mi ha boostato tantissimo la possibilità che adesso sarebbe un 30% e invece un 50%. Ok, andiamo avanti e speriamo di ottenere di andare bene anche più avanti. Questi nemici sono estremamente fastidiosi, però mi stanno capitando tutti i nemici che mi dovrebbero capitare per una sfida del genere. Flatworm aumenta la larghezza delle mie lacrime, che quindi possono aiutare in questo tipo di sfida. Sono abbastanza contento infatti di averlo trovato. E poi qui, questa stanza per esempio, credo che mi conviene
lo prendo. Sì, ho tempo di tornare indietro, di fare backtracking in questa sfida in particolare. Credo che mi conviene spammare il tastino, tranne quando c'è il tastino per il colpo, tranne quando sono contro i boss in cui mi conviene caricare l'Ether Brimstone. Normalmente invece mi conviene spammarlo, perché oppure no, devo decidermi, perché ci sono stati estremamente difficili. Credo che questa sfida sarà quella che perderemo più spesso. No, niente patto con l'angelo, preferisco andare così, perché so che sicuro date il patto con l'angelo voi, però quindi preferisco andare così, perché non posso più ottenere i patti con l'angelo, quindi non dovrebbe aumentarmi nulla. Prendiamo questo, 7 minuti, però qui non la vedo molto chiara, anzi la vedo abbastanza scura come possibilità di vittoria. Il bello è che mi stressa anche emotivamente una sfida del genere, quindi non so dire se riuscirò a fare un'altra. Quella scatola dei Friend sarebbe tipo il sogno sceso in terra, però non otterrò mai abbastanza centesimi. Anzi, aspetta, potrei dovermi ricredere, in teoria. Ho preso quella pillola perché speravo in qualcosa di buono, adesso vorrei non averla presa. Ho perso il mio cuore eterno, sono un genio. Vorrei quasi non averla presa. Maledizione, devo tornare indietro, speriamo che sia giù. È una sfida estremamente difficile, perché secondo me dovrebbero, se non ti danno oggetti buoni in una sfida del genere, diventa estremamente difficile ed è contrario a quello che di solito è una sfida in Isaac. Devo prendere almeno mezzo cuore. Ok, ecco qua, mezzo cuore, perché quell'oggetto potrebbe salvare il culo a qualsiasi giocatore. Ho rischiato di morirci tantissimo perché non riuscivo ad entrare. Ok, adesso dovremmo avere una marea di lacrime che hanno il nostro stesso danno, però non abbiamo diminuito il range. Dobbiamo raccogliere i cuori. Ok, adesso quantomeno dovrei poter spammare tranquillamente tutti i miei colpi, ed è una cosa buona e giusta. Ok, perfetto. Centesimo. Dai, su, Leone, ce la puoi ancora fare a fare questa sfida. Devo continuare là sopra, però lo so, sono deficiente. Scendiamo qui sotto. No, stanze sbagliate, no, continuo là sopra adesso. Centesimo, un mezzo cuore, andiamo avanti così. Ok, dai, su, Leone, ce la puoi fare. Sto cominciando a parlare da solo per autoconvincermi, perché credo di essere entrato per in fissa 5 minuti e devo arrivare dal cuore e batterlo per giunta in così poco tempo. Poi ovviamente vi dai anche le stanze lente, giusto perché non basta. Quindi grazie gioco, ti voglio bene anche io. Ora cogliamo le bombe, che possono essere utili sempre. L'aumento di danno che dovrei ricevere fra poco dovrebbe permettermi di fare questo boss abbastanza facilmente. Quindi ok. Muori. Sto spammando proprio il tasto, quindi più veloce di così non posso sparare. The box mi dà tanti oggetti. No, non mi interessa questo. Ci vuole diamonds. Sì, c'è la box of friends. No, mi tengo questo, in realtà è più buono. Quindi mi tengo, ci vuole diamonds. Lo usiamo magari il prossimo piano e andiamo avanti. Dai. Dunk Depths 2 richiede. No, mi sono portato la cosa. Avrei preferito Flatworm a sto punto, perché almeno le mie lacrime erano più grandi. Sto praticamente spammando il tasto come non mai. Odio profondissimo per questa sfida, veramente. Tra le sfide, quella che magari mi richiederà veramente più tempo per completarla. Altro che The Guardian, io la trovo più difficile questa, per problemi miei personali comunque, niente da dire. Di sicuro secondo me sarà più difficile The Guardian o roba del genere. Cioè, oggettivamente sarà più difficile The Guardian, invece io trovo purtroppo più difficile questa, perché non è che sono lento, ma più che altro io richiedo di trovare quegli oggetti, poi faccio gli ultimi piani in cui li faccio abbastanza veloce, almeno a mio avviso. Ho notato che gioco spesso così, li faccio molto velocemente. A volte mi dimentico addirittura le cose, però quantomeno il completo in modo veloce, quindi riesco a andare bene. Invece una sfida del genere non mi permette di andare bene, perché beh, non riesco a completare i piani molto velocemente. Se ottengo un The Emperor ho ancora una possibilità, ma ora come ora non la vedo molto molto facile. Poi se mi capitano stanze del genere lo vedo una bastardata, perché c'era il nemico davanti alla porta, io non me ne sono accorto in tempo. Dai, andiamo qui. Ok, già arrivati alla mamma, quantomeno questo abbiamo fatto. Vai, ti prego, non posso colpirlo io, deve andare il mio coso. Quindi ok, entriamo qua dentro, usiamo questo e cominciamo a sparare, mamma. C'era una di queste case dorate. Speriamo che Daddy Long Legs faccia del male abbastanza a mamma, che mi permette così
di sparare, di sparare, di fargli molto male. Niente patto con Satana, 99%. No, in realtà ho un 23% di patto con Satana ancora. Quindi ok, può essere abbastanza importante. Se mamma sparasse, però mi renderebbe, cioè, ci facesse colpire facilmente, mi darebbe molto la vita più facile. Ok, perfetto. Polaroid, questo. Qua cosa c'è? Krampus, maledizione. Con anche, ha fatto anche l'attacco difficile da, da contrattaccare, non è detto a lui. Ho perso già il mio cuore di fede. Dai, muori Krampus. Cosa mi dai? Il Lamp of Coal, non mi interessa quel mezzo in più. Facciamo così e scendiamo giù. Dai. Se trovo un Emperor posso ancora farcela. Se non lo trovo invece sono fottuto. Utero 1, quindi che okay, l'utero in versione normale. Abbiamo le... adesso spariamo nero, quindi ok. Dai, su, muori. Super Last, giustamente, perché il gioco non gli bastava rompermi le scatole già in altri modi. Morto perlomeno, mezzo cuore lo raccogliamo. Questo cos'è? Lemon Party. Sta laggando perché mi sto muovendo anche troppo veloce. Proprio una brutta sfida questa. Non credo che ce la facciamo. Credo che scopriremo oggi cosa succede quando si arriva a zero di vita in una sfida del genere. Potreste saltare le stanze, ma guarda, ci metto di meno a completarla alcune. Eliminato quello. Attenti a non prendere danno da quell'altro invece. Perfetto, completata. Andiamo questa qua grande. Usiamo l'oggettino che è il Book of Belial, che quantomeno gli consente di fare abbastanza, non tanto, ma abbastanza danno in una stanza, più che altro. Ok, c'è talmente tanta cosa a schermo che sta dando veramente fastidio. Vabbè, necessitavo di registrare questo episodio, non ci posso fare tanto. Pensate che anch'io sto giocando con un deficit enorme. In realtà che a me non mi dà fastidio, mi dà fastidio più che altro dover completare la sfida entro 2 minuti e non so come cavolo sia possibile ciò. Ok, questi qua sparano soltanto in due direzioni, cioè in una retta sparano, quindi sono molto più facili di quelli che sparano in 4 direzioni. Questa è una stanza inutile, maledizione a me. Un danno preso, mi devo raccogliere almeno... devo raccogliere questo, che, ah, questo qua di sicuro sopravviverò se riesco a raccogliere mezzo cuore. Cosa che non è detta ora, perché sono pirla e non sono andato a raccoglierlo. Oh Gesù mio, lì quanto mi sono, l'ho vista brutta. Ecco lì, mezzo cuore, grazie a Dio. Centesimi, andiamo avanti. Usiamo qua l'oggettino. Mi aumenterà l'attacco, per fortuna. Non so ovviamente come posso fare per fare più danno possibile. Cioè non ne ho più, non ho ovviamente idea, perché un minuto. Se non mi droppa una Emperor a caso il gioco non ce la faremo mai a fare in un minuto quello che dobbiamo fare. Ok, scendiamo giù. Quantomeno, quantomeno ce l'ho provata. Posso essere felice di questo in un certo senso. Dai, gioco Emperor a caso, ora come ora, ora o mai più. Dai, su. Bomba, non devo raccogliere più una, devo andare avanti. 53 secondi. Eh sì, 53 secondi mi servono per battere il cuore, però. Andiamo avanti così. Piazziamo una bomba qui. Questa è una cosa troppo lenta. Un'altra bomba qui. Cuore nero me lo accolgo. Bomba qua. Usciamo veloce. Bomba qui. Andiamo avanti, dai, ti prego, fammi trovare il boss, gioco. Necessito. Eccolo! 24 secondi per battere un boss del genere. Dai, su, alzati! Ma Gesù Cristo, maledizione! Fotti! Cioè, ma non vuole morire. Non si alza più. Cioè, come cavolo dovrei fare? Ho capito. Non ho più però i cuori neri. Credo di essere ufficialmente morto. Sì. Cioè, se non... se lui... cioè, maledetto! Se lui non si alza... se lui si alzava, ce l'avremmo anche potuta fare. Non ho commenti.
Vabbè, spero che almeno le mescolate vi siano piaciute. Qua da Leone è tutto. Ci si vede al prossimo video. Se vi è piaciuto il video, lasciate un pollice in su, quello che volete. Mandatemi a cagare, non ne ho idea. Fate quello che vi pare. Io lo chiudo qui perché mi è salito anche il nervoso. Quindi, da Leone è tutto. Saluti ragazzi, al prossimo video. Ciao.